Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo video. Oggi apriamo la scatola grande che questo è Mystery Box un poco misto tra uomo e donna e mi è costato 20 euro 30 pezzi. Questi due bustini, come vediamo, io direi apriamo nel prossimo video perché quello è per la donna che non c'entra niente, diciamo. Io ho comprato qua due box, un box da uomo 30 pezzi 20 euro e donna 30 pezzi 20 euro. Praticamente adesso vediamo questo braccialetto di Brill, è molto molto bello e direi è stupendo, è rigido, tutto quel colore blu azzurro. Davvero sono molto contenta per questo bracciale che è una sorpresa perché non era nella foto quando l'ho acquistato. Adesso apriamo un altro braccialetto che è tra acciaio inossidabile con qualcosa di oro. Anche questo molto molto bello, elegante come bracciale. Adesso vediamo cosa prendiamo, un altro braccialetto che sembra, sì, con le palline, anche questo in acciaio inossidabile, vedete com'è bello, e c'ha questi due cosini in blu e in mezzo questo quadrato, anche questo mi piace. Prossimo pacchettino e vediamo che cos'è. Sembra una collana. Sì, questa è una collana, la catenina bella massiccia e questa croce con, diciamo che va bene con questo braccialetto. Sì, diciamo di sì. Anche questa molto molto carina. Il prossimo pacchettino, vediamo un'altra collana. Ragazze, anche questa, guardate com'è stupenda. Sì, mi piace anche questa con ancora. Il prossimo pacchettino, vediamo un portachiave, anche questo direi che va con la collanina, con poi vediamo se ci sta qualcos'altro di carino. Un altro portachiave che anche questo ho fatto a corda. Sì, mi piace. Questo davvero mi piace, forse prenderò per me. Adesso apriamo questo che sarà un braccialetto, anche questo tra nero e giallo. Guardate che moschettone, sì, anche questo è molto molto bello. Il prossimo bracciale, come vediamo, è rigido e anche questo direi di molto molto bello con i numeri. Poi abbiamo un'altra portachiave, guardate, in pelle. Ok, poi apriamo altro sacchettino e la collana brunita, anche questa molto molto bella. Vorrei controllare il moschettone, questo, la chiusura, direi che va bene.
Poi apriamo altro sacchettino e un sacchettino con... Sono gemelli, guardate come sono belli questi gemelli per le camicie. Wow, è molto molto bello. Sì, mi piace. Il prossimo pacchettino è un anello. Guardate com'è bello. Sì, molto molto bello. Speriamo che la misura è giusta. Poi un altro. Ok, un braccialetto a T, chiusura a T. Ragazzi, non lo so, vedo troppo piccolo, però proviamo. Se va bene, va bene, se no lo porterò io. Sì, vedo non tanto grande, diciamo, ma va bene, anche questo va benissimo. Poi un altro braccialetto che apriamo. È fatto in questo modo, sicuramente coperto qualcosa del genere. La chiusura fatta in questo modo. Allora, apriamo un altro sacchettino più grande che vedo qua sono due pezzi. Praticamente collana e un bracciale stesso tipo. Guardate com'è bello anche questo in pelle e fatto abbastanza bene, mi piace. La chiusura va bene. Speriamo che dura tanto qua alla chiusura dove ci sono due ferri e moschettone. Poi apriamo un altro sacchettino che è la collana. Anche questa direi non è male. Guardate che carino la medaglietta questa massiccia. La chiusura è semplice come possiamo vedere con allungamento della catenina. Poi apriamo questo, guardate che bel colore arancione, per estate sarà bellissimo e sicuramente si nota da lontano che abbiamo color argento in mezzo con la chiusura e questo cordino arancione. Questo mi piace troppo. Poi apriamo un altro sacchettino che è un braccialetto. Questo io vedo molto molto bello. Sì, mi piace tanto questo e anche abbiamo il prezzo ancora attaccato a questo braccialetto. Adesso proviamo la chiusura. Chiusura anche mi piace perché questa chiusura è bella e direi che braccialetto va benissimo. Allora, apriamo un altro sacchettino che abbiamo due pezzi qua. Ok, questa è una collana con una chiusura fatta in questo modo e medaglietta fatta in questo modo con il zirconcino in mezzo. Diciamo che mi piace tanto e questo ferma soldi, ferma cravatta. Penso di sì, c'è qualcosa qua bianco che poi lo togliamo, anche quello, questo mi piace tanto. Poi apriamo, che cos'è? È una collana, sì, è una collana a chiusura T che sarà sicuramente, ragazzi, è un pezzo del bracciale che vi ho fatto vedere prima. Guardate, sì. Va bene, anche questo diciamo che non è male. Abbiamo un altro completo. Poi apriamo un bracciale rigido. Guardate che bellezza. Sì,
Questo è molto molto bello, mi piace. Piace anche tanto che abbiamo questi zirconi o i cristalli. Non saprei dire con precisione, però direi che è molto molto bello. Adesso lo proviamo a aprire, se riesco. Vediamo come si apre. Ecco qua, è aperto in questo modo. E poi chiudiamo e vediamo come sta sulla mano. Sì, ce la facciamo. Ecco qua. Sì, direi che va benissimo. Poi apriamo un altro braccialetto che è di color, diciamo, marrone. Si vede po poco, diciamo, il colore da vivo, però anche questo trovo bellissimo. Allora proviamo la chiusura e vediamo come sta. Benissimo, contenta, va benissimo. Poi apriamo un altro braccialetto che vedo troppo massiccio. Guardate che maglia. Che moschettone, questo proprio massiccio, massiccio, massiccio. Anche questo non è male, non è male. Sì, va benissimo anche questo. Poi apriamo un altro braccialetto, anche questo la maglia ha un po' grandina. E, ho visto qua. C'era la misura 24, praticamente per una mano grossa, grande, grossa. Anche questa va benissimo, anche se molto massiccia. Ragazzi, guardate che maglia. Ok, poi apriamo un altro braccialetto, un bracciale massiccio. Anche questo, guardate che maglia. Wow, troppo bello. Sì. Voi che ne dite? È bello grande, bello massiccio, ma la maglia è proprio top. Proviamo la chiusura. Ok. Sì. Anche questo va bene. Questa è una collana, è un pezzo di quel bracciale che vi ho fatto vedere prima. Anche questa una bella maglia, bel massiccio come collana, una bella massiccia. Vediamo adesso la chiusura. Ecco qua. E troviamo il suo pezzo. Sì, abbiamo così completo bracciale e la collana. Allora, e questo un braccialetto. Un braccialetto molto sottile, elegante, con vediamo un attimo, con tutte quelle cerchette e tre pietre nere che dividono il bracciale. La chiusura fatta in questo modo. Vediamo se riesco a chiudere. Sì. Direi che anche questo è molto molto bello. E ultimo. Ultimo pacchettino che apriamo è un bracciale fatto in questo modo. Per video di oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Spaccattamento un altro pacchettino di Mystery Box comprato dal Vinted e speriamo che vi è piaciuto questo video. Non dimenticate mettere like, iscriversi se non ancora siete iscritti sul mio canale e vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!